1RGK 539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti aggiunti alla diretta. Benvenuti e grazie. Buongiorno, benvenuti alla live e grazie per il follow. E per Gatto Picchio sta ospitando la diretta. Villa. Zero ospiti aggiunti alla diretta. Benvenuti e grazie. Buongiorno, grazie per il ride. E per l'host. Benvenuti, benvenuti. Oggi ci dedichiamo un po' all'informatica qua. Andiamo avanti con il lavoro. Allora, dobbiamo costruire questo PC. Quindi, World of Tank. Ecco qua. Perfetto. Seagate, ok. Fabrizio Dabuno ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie e benvenuti. 1RGK 539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Thank you, buongiorno, buondì, mandi, mandi. Allora, facciamo così. Ne metto uno da 1 terabyte e l'altro da 4 terabyte. Poi, scheda video con 4 giga di RAM. Prendiamo questa. Allora, gli hard disk ci sono, processori. Watt, quindi. Skylake, ok, prendiamo questa qui che permette di aggiungere più ventole. Ok, la RAM, ok. Perfetto, RAM ci siamo, scheda grafica presa, alimentatore. Allora, per l'alimentatore pensavo di prendere un EVGA. EVGA, da allora. Lo prenderei da watt in abbondanza. Poi prendiamo il case e VGA. E prendiamo, vediamo un po'. Thank you.
Allora, sì, posso, io le aggiusto, poi le assemblo e posso anche acquistarne usati e venderli oppure assemblarne nuovi e venderli, sì. In effetti funziona proprio come un negozio virtuale. Fai assistenza, lì possono essere acquistati, usati qui sul mercato di PCBay. Diciamo che non sempre è conveniente acquistarli usati. Diciamo che non sempre il margine di guadagno è decente. Quindi, ritornando a noi, allora, direi che qui possiamo metterci un bel... Allora, 240, eccolo qua. Raffreddamento a liquido, IU. Quindi, riepilogo. Hard disk. Ah, manca... Allora. Scheda video, processore, scheda madre, RAM, poi alimentatore case e raffreddamento. Ok, allora 4 giga e qui ne abbiamo resi 8, 4 giga di video RAM e questa è 4 giga di RAM. Ho preso la versione più performante con un processore con un una frequenza più alta. La differenza erano 5 euro, da 180 a 185 euro, per cui ho preso questo. Poi verifichiamo se serve qualche altra cosa. Seagate, ok, perfetto. Allora prendiamo il bigliettino per l'ordine e confermiamo l'ordine. Bene. Il suono è troppo alto, va bene così. Chat. Popolo della chat. Scheda madre. Perfetto. Ok. Una cosa molto importante quando si assembla un PC è assicurarsi che il case sia compatibile con un certo formato di scheda madre. Altrimenti rischiamo, come in un episodio precedente, ho dovuto praticamente cambiare il case, anche se poi alla fine tutto sommato ho recuperato la somma assemblando un PC usato vendendo un PC. Non era usato quello lì. Allora, rimozione di questa ventola e mettiamo quella lì più performante. Allora, quindi abbiamo preso la RAM. Ah, intanto installiamo la scheda video.
Eccola qui. Perfetto. Hard disk, quello Seagate. Quindi io direi, eccoli qui. Allora. Perfetto. Chat, pensavo di mettere i cavi color arancione. Voi cosa ne pensate? Ora vi faccio scorrere, vi dico tre colori e voi scegliete. Allora, facciamo così. In rosso. Poi. Quindi rosso, arancione. Questo arancione scuro oppure lime. Ah, la stessa RAM. Sì, e quelle poi prendono spunto da qui. Ok, lime. Allora. Prendiamo questa qui che ha una specie di maglia. Allora, il sistema operativo lo installeremo sull'hard disk da 1 terabyte. In fase successiva, poi collegherò l'altro hard disk. Case fan, questa la vendiamo. Questa non ci va. Ok, mettiamola da 120 mm in modo tale da ottimizzare il flusso d'aria all'interno del case. Avendo una pressione costante nell'aria permette di avere una maggior permette di avere un maggior flusso d'aria in uscita e quindi tiene, diciamo così, la scheda madre, la mette in condizioni di poter lavorare in maniera ottimale e, ove possibile, alla massima prestazione. Ok, prima accensione. Oh via, perfetto, adesso colleghiamo l'altro hard disk. Così quello da 4 giga di scusate, 4 terabyte di spazio verrà utilizzato come disco di archivio. Diciamo che nella vita reale è un po' più semplice. Si danno le impostazioni nel BIOS del PC e si decide poi quale disco deve essere il principale e quindi sul quale si andrà ad installare il sistema operativo. Mettiamogli a fare un test nel frattempo. Questa la possiamo togliere. Ah, dice che manca un cavo. Qual è sto cavo? Un po'. Giustamente. Ovviamente nella vita reale se si spegne il computer così a lungo andare c'è il rischio di perdere i dati.
estremamente importante usare la voce dell'arresto del sistema. Ok, questo è fatto. Ci dovrebbe arrivare un PC da aggiustare. Ecco, solitamente quando arriva un PC e ci dice utilizza questa formula qui, ci sono quasi sicuramente all'interno del sistema dei piccoli virus. Quindi bisogna ricordare in tutti i casi, quando vi arriva un PC, effettuare possibilmente la scansione con l'antivirus prima di consegnarlo al cliente. Quindi cosa molto importante, quando vi arrivano dei PC e nonostante voi abbiate sostituito diversi pezzi e continua a darvi un errore, al 99% la soluzione è la sostituzione del case. Dovrebbe essere ipoteticamente la rottura del tasto del reset, in quanto il PC normalmente si avvia. Quindi, qualora vi dovesse capitare un PC che non si accende o per altri motivi non dovesse andare bene, fare quel procedimento. Allora, qui si nota la scheda video che è ferma. Quindi questa è la prima cosa. Se andiamo nell'inventario e guardiamo le schede grafiche, eccola qui. La scheda grafica è guasta. Questa potrebbe essere una delle tante. Quindi andiamo a rileggere. A questo dobbiamo mettergli anche i cavetti grigio chiaro, plastica. Quindi io già me li seleziono. Plastic Light. Quindi quasi sicuramente dovremo andare ad acquistare il cavo. Quindi scriviamo gray. Plastic deve essere. Eccolo qui. Allora scriviamo light gray. Light gray ci sta, c'è già. Ok, perfetto. Quindi procediamo con la sostituzione della scheda grafica, che ora mi sono scordato qual era. Una 960 Gaming 2 GB. 960 Gaming. Eccola qui, ci dice che già c'è nell'inventario.
l'unica che abbiamo è quella rotta, guasta, quindi questa è la scheda grafica giusta da sostituire. Questa l'accettiamo, l'assemblaggio, questo pure, qui per il momento. E accettiamo anche questa da riparare. Quindi, ok, io direi di procedere con l'acquisto. In fase di accensione vi consiglio sempre di controllare se le ventole girano, dove dovessero esserci delle ventole. Light gray, ricordiamoci. Plastic. Non c'è più found, ecco. Questo qui ha il processore bruciato. Procediamo con la rimozione. È un 9700. Eccolo qui. Purtroppo l'alto rischio di trovare e di trovarsi in una situazione del genere è molto probabile, molto alta, quando la scheda grafica non funziona. Quindi, in quel caso lì ci farà spendere due volte. Due volte un acquisto. Ricordandoci che ci diceva che ha visitato quei strani siti strani. Bene, il PC si è avviato. Nel frattempo abbiamo qui, installiamo l'antivirus. Nel frattempo ripristiniamo PC. Pannello frontale. La cosa molto importante, ricordatevi sempre di disinstallare i programmi del tipo gli antivirus. Il 3D Mark solitamente si può anche lasciare, in modo tale che il cliente possa effettuare un ulteriore test del sistema. Ecco qua, vediamo un po'. Oh, ottimo! 5 stelle, perfetto. L'azienda cresce. Allora, qui c'è un simbolo che ci aiuta già a capire grosso modo il problema qual è. Potrebbe essere un problema di raffreddamento, un ulteriore.
è riferito a questo qui. E infatti ci dice di sostituire il dissipatore ad aria e di sostituire anche la scheda madre. Quindi noi già da qui possiamo già iniziare a vedere di cosa si tratta. Silverstone Hotel Echo 02. Io scriverò Hotel Echo 02. Eccolo qua. Direttamente. Questo è il primo. Scheda madre. N7 0370. Ed è questa qui. Perfetto. E ci siamo preparati il lavoro per domani. Allora, Counter Strike. Johnson. Eccolo qua. Ok, quindi in fase di assemblaggio bisogna ricordarsi che il cliente è fan di questo marchio. Questo ci aiuterà ovviamente a migliorare la classificazione dell'azienda sui siti internet. L'azienda ovviamente è un'azienda virtuale. Quindi Zotac Counter Strike. Dovrebbe essere recommended. Vediamo. Perfetto. Specifiche raccomandate. Perfetto. Procediamo. Chat, prendiamo la RAM in RGB. Stavo pensando di prendere un po' di RGB. Voi che dite? Chat, votate, votate, votate. Se dovete preferire un
Non voglio andare a lavorare, non prendo la camera.
C'è qualcuno in chat? Il Napoli ha un ritardo
Ottimo, ottimo direi. Noto con stupore un'altissima fluidità e per il momento non crash, quindi è già un ottimo risultato. Vediamo un po'. Pienamente soddisfatto.